importanti 20 anni, importanti 40, importanti 60, importanti gli 80, quali sono più importanti? No, importante è fare una cosa che uno ama, ecco. Cioè, se a un certo momento io questo lavoro lo faccio per vocazione, allora posso dirlo, perché se io avessi dovuto pensare che posso fare nella vita, che attitudini ho, come che fa, avrei perso un sacco di tempo e non avrei mai trovato, perché io l'indolenza la sento nell'epidermide. Ah, proprio dentro? Cioè, dentro la sento, cioè, per cui a un certo momento io niente. Non avrei lavorato. Non avresti fatto? No, avrei pensato a qualche cosa per non lavorare. Invece questo lavoro io l'ho fatto senza sentire la fatica fisica, e questa cioè con la gioia di farlo, perché ti piaceva la gioia, l'amore, la passione, capito? Credere in quello che si fa. Perché ecco, io consiglio a tutti che, naturalmente, certo la fatica fisica non la fa nessuno, per cui a un certo momento, ma se si amasse quello che uno sta facendo, non la sentono. Quindi così, l'hai fatto sì. Naturalmente. L'ho fatto naturalmente, anni. Adesso credevo di poter, vabbè, tanto lo sanno tutti che ho 80 anni, non è che, capito, ma me fossi sbagliato, perché io mi aumentavo sempre 10-15 anni, forse ho detto, forse non ce l'ho. Ma perché te li aumentavi? Io me li aumentavo perché a 16 anni entrai in compagnia di rivista, ecco, 15 anni già facevo l'avanspettacolo, e per cui a un certo momento mi domandavano quanti anni c'hai, 25. Hai capito? Non potevo di 15. Anche con le donne? Beh sì, anche al casino, ecco, certo. Quando uno andava lì. E come entravi? Scusa? Entravo con la vociona, col cappello, la visiera abbassata, buonasera, vieni qua. E te fermavo? Fammi vedere, dammi la tessera. No, dico, do un'occhiata perché tante volte viene sempre papà qui, dal papà lo trovi a casa, vattene via. E non ti hanno fatto entrare mai? Sì, qualche volta sì. E te puoi immaginare, un ragazzino che entra. Ecco, che ricordi c'hai? Quelle signore che facevano? Come una caramella. Che facevano quelle signore? Puoi immaginare, stavano tutte intorno. E questa è la scoperta della donna? Sì, praticamente una van scoperta, perché poi la rivista... Io entrai in compagnia, avevo 16 anni, con Riccioli e Nanda Primavera, c'erano 42 ballerine, 10 subrettine, lei al centro di questa cosa, delle soliste, cose c'era, erano una sessantina di donne. Ma il primo amore, Alberto, io non t'ho mai sentito parlare del primo amore. Beh, io da bambino a scuola, per esempio, avevo 5 anni, 6 anni, queste cose, mi infilavo sempre a queste recite scolastiche, queste cose. C'era quel duetto del paese dei campanelli, Luna, tu, che l'uomo doveva infilare sotto le braccia della donna, faceva i gesti lui e lei stava così. E c'era una ragazza, dice... Una ragazzina? Una ragazza, sì. Ragazzina anche lei di 6 anni, 5 anni, dice sì, dice hanno preso te ma non di toro, io è per di toro, che insomma a me piace lui per i capelli, no io dico ma ti do fastidio, beh un po' sì, se ci fosse di toro sarebbe meglio, chi è di toro? Questa ragazzina, era un altro compagno di scuola mio, tu. Per i capelli, ma pure io sono riccio, pure io, lui e lui. No, lui dice dorato, tutto. Sta parlando della cosa. Dico, vabbè, ma io dico, faccio ginnastica, vado in palestra, queste cose, ma hai visto mai saltare? Cose, cioè, no, e di toro lo fa. Vabbè, dice, bravissimo anche lui. Allora mi preparai, lei passava sempre in una strada dove c'erano due appezzamenti di terra con un albero, un grande ramo. Allora dico, se quando passa io come Tarzan, che appastoramo attraverso tutta la strada, proprio sopra, che lei si alza e mi vede volando dall'altra parte, capirai, a odia i capelli. Allora una sera mentre mangiavo a cena, mi è venuto in mente questa cosa, eccetera, mi sono alzato come così, un sonnambulo. Sono andato lì, in questa strada, per provare questo salto, perché l'indomani mattina lo volevo fare davanti a lei. Ho preso il ramo, mi sono dato una cosa e sono andato sull'asfalto
e il naso a bocca, le cose tutto spaccato, sangue da tutte le parti, proprio con la faccia per terra. Ma un brutto esordio. E ma lei per una decina di giorni non mi ha visto più, perché io mi vergognavo davanti a lei tutto fasciato. Ma ci hai riprovato con lei? No. No, no, perché poi quelle che inducono a farti del male io l'ho sempre evitato. Beh, spiegamelo questo, perché ci sono delle donne che spingono a fare del male, a farti del male. Sì, perché sono delle strane, è una battuta che poi io dissi, tu hai detto molto, non avessi mai detta. Era diventata, sì, me l'hai detto, che a me ti metti in estranea a casa. Tu hai detto nel matrimonio ti metti in estranea a casa. Hai mai sofferto per amore, te? Dimmi la verità. No, sofferto mai. Mai. Cioè non è che ma l'amore sì, so che cos'è. Questo sono d'accordo. Ho amato. Hai amato, ma la sofferenza d'amore. No. Perché te sei no, dato anche prima. Perché anche questa è una fase psicologica. Siccome ce ne sono tante. Parola d'onore ogni volta che io stavo così abbracciandola e pensando questa è la meglio del mondo, perché non c'è un'altra donna più bella di quella, ne passava una, già è quella, capito? Mi veniva in mente che questa non era la migliore. E siccome io non ho mai mancato di stare in mezzo alle donne, ho avuto sempre questa possibilità. Quando sono entrato ero uno sconosciuto qualunque, un ragazzino qualunque che somigliava a tanta gente, a tanta cosa, cioè, non c'avevo virtuosismi da farmi scoprire, non è che ero bellissimo, tutte quante mi guardavano, eccetera. Stavo dentro e approfittavo di questa abbondanza che c'era per avere dei rapporti facili. Poi ho cominciato ad avere successo e mi hanno circondato perché avevo successo, insomma. Ho avuto tante di quelle opportunità e combinazioni che non potevo decidere per una sola e finire. Quindi non sei stato nemmeno mai geloso. Non sei stato nemmeno mai geloso. Io vorrei parlare un po' dei tuoi genitori. Tuo padre mia madre era una maestra di scuola che poi, quando cominciò ad avere il primo figlio, eccetera, lasciò la sua attività, questa cosa, per occuparsi della famiglia e questa cosa. Però ogni tanto affiorava questa cosa. Lei sapeva benissimo questa cosa che qualcuno mi aveva detto, influenzato. Che tu assomigli a tua madre? Sì. E allora? E allora a un certo momento non è entrata, diciamo così, in competizione con queste teorie degli altri, perché a volte capisce che uno molto giovane fuori incontra dei personaggi, ma non sa se questi personaggi lo portano alla rovina, gli dicono delle cose che non... E allora la casa è sempre un rifugio da paradiso. Insomma. Ma il tuo padre suonava, in Basso Tuba, al Teatro dell'Opera. Al Teatro dell'Opera. Tua madre faceva la maestra, ma poi aveva smesso di fare la maestra. Ecco, che ti ricordi poi di tuo padre? Tenta che poi... Gli anni passano, se tu non diventi un attore che ti dà sicurezza nella vita, questa cosa, è anche umiliante come lavoro, non credere che poi a un certo momento sia veramente tutto molto allegro, molto, molto facile. Cioè loro... Sì, mia madre mi dà solo lo Scicco Bianco. Solo quello ha fatto in tempo a vedere. E dopo, mio padre è morto anche prima. Questo un po' ti ha dispiaciuto, sì. Perché era bello dedicarmi. Sì, beh, ma io nel loro ricordo, eccetera, insomma, è come se mi vedessero, ecco. Cioè, con un pensiero che loro mi stanno guardando, ce l'ho sempre. Anche adesso agli 80 anni. E tuo fratello, come ha vissuto l'essere tu Alberto Sordi? Ma una indipendenza noi abbiamo sempre avuto, dalle nostre, diciamo così, ambienti, categorie, amici, queste cose... che non si parlava mai, insomma, anche quando io cominciai ad avere successo, non è che mi sentivo a casa, beh, sei proprio bravo, non mi hanno mai detto, mai una volta. E Aurelia che ti ha detto? Come ti piace? Beh, molto caruccio, ne sa andavano. Aurelia quanti anni ha? Eh? Aurelia quanti anni ha? 3 anni più di me. Quindi ne ha 83. E dei tuoi 80 anni che ti ha detto? Ma
è lei che mi dice, ma non si è pensato a questa cosa, cioè, infatti, anche lei è più giovane di me. Ah, ti dice così? Sì, no, ma dico, lei si comporta come, io e lei parliamo come quando avevamo 15 anni. E che vi dico? 12 anni. Lo racconti? Beh, insomma, qualche disputa, qualche cosa, ma no, dice, tutta in testa sempre delle cose che... Ma no, in testa, io le so, tu non le puoi sapere, ma lo dici tu che non lo so, che io non ho capito, quelle cose che si dicono da ragazzini. Un attore ha anche un po' di vanità, insomma, non è vero che si schermisce e dice ma no, no, invece sì, mi piace. Mi piace e poi siccome io non ho tirato i remi in barca ancora, sto ancora a proporre al pubblico delle cose che forse non ho fatto 10 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni fa, ecco, quello che mi preoccupa sempre è di non deludere mai il pubblico, perciò lo ringrazio per quello che mi ha dato in questi 50 anni di attività cinematografica. Posso soltanto, siccome ho citato Sono Laziali, quelli che corrono, che mi fa molto piacere dello scudetto che è venuto comunque a Roma, anche se è laziale. Comunque a Roma. Ecco, e che la Lazio ha giocato bene, io ho ricevuto adesso una maglia d'onore con scritto 1 dietro Alberto Sordi, romanista. Io pure l'ho ricevuta da... Me la indosserò e vediamoci in campo quest'altro anno, nel prossimo campionato. Saremo noi a far dire ai laziali se l'è meritata la Roma. Grazie. Ma no, paura no, perché neanche della fine, della morte, uno può dire, dice, la morte a me. No, non mi spaventa, perché sono convinto, credo al miracolo della vita, che è un miracolo, no? Che noi viviamo, gestiamo, pensiamo, facciamo cose, abbiamo costruito tanto. Abbiamo perduto familiari, amici, non c'è stato un cambio generazionale, c'è ancora il vuoto, questa cosa. Dove sono andati a finire? Non è possibile che finisce così la vita. Io lo dico per quelli che, io lo so, dove andremo, che faremo questa cosa, perché sono cattolico, sono anche praticante, per cui a un certo momento non ho mai messo in discussione la mia fede a questa religione che pratico. Io lo so, però per quelli che sono ancora scettici, eccetera, che pensassero che la vita non può finire così. Troppe cose si sono fatte e si è permesso di fare. La scienza, per esempio, in questi ultimi, e fortunatamente a rammarico di essere invecchiati, c'è tutto un periodo di vita dove è successo quello che non era mai successo in 2000 anni, perché tutto è arrivato in questi ultimi 60-70 anni. Le scoperte scientifiche, mediche, tutto. Tu non hai paura perché sai che quel giorno poi rivedrai tuo padre, tua madre. Mia madre. Tuo fratello, tuo fratello, sì, i tuoi amici. Gli amici. Gli amici cari, gli amici che... Chi per esempio? De Sica, Amidei, Mastroianni, ecco. Insomma, quelli con i quali abbiamo diviso le speranze, abbiamo parlato di avvenire, queste cose, eccetera, quanto che ti poi si è interrotto e se ne sono andati, improvvisamente. Quanto ti mancano? Eh? Quanto ti mancano? Mancano molto, sì. Io per esempio... A De Sica sembra sempre che ho attaccato il ricevitore in quel momento lì che gli ho telefonato. Dico, hai sentito, Vito? Hai sentito questa... ci comunicavamo queste... Ecco, per me De Sica è stato sempre un grande... La nostra amicizia era basata proprio sulla grande stima che avevo di lui, come... E lo ritengo che sia stato veramente il regista più grande del mondo. Non c'è regista... che ha fatto un lato di bicicletta come De Sica. Ma anche il giudizio universale. E poi come natura di uomo, l'ironia, tutto quello che esprimeva con quel suo atteggiamento, beh, insomma cose che non si possono neanche
illustrare, sono state sentite da me in un modo indispensabile.